non sei sono proprietà, diciamo così. No, no, non è una questione di sincronismo. Perché devono essere nel movimento del mio corpo, devo essere sincronizzato e devo avere la stessa sensazione che ho tra piedi e gambe. Cioè, se io tocco qua, è un'altra percezione che se tocco qua. Senti. Mm-hmm. Ok. Quindi nel movimento, se io mi muovo, tu noti che ho la stessa percezione delle braccia e delle gambe, non solo che sono sincronizzate, ma che le muovo in maniera corretta, che le sento, ok? Quindi anche se magari non è uguale, ma si avvicinano. Quindi si nota perché qua è come se qua la padronanza è sicura. Tu immagina come se io facessi questo, anche se adesso dovresti cambiare, sì. Quindi noi dobbiamo avere la stessa percezione dalla pianta del piede alla testa, alle mani. Nel muoverti si vede che è maggiormente sul lato superiore piuttosto che con quello inferiore. Questo noi lo dobbiamo andare a compensare, a fare gli stessi esercizi, cioè gli stessi movimenti che faccio sopra, con le gambe. Cosa vuol dire? Noi abbiamo fatto la figura 8. Devo mettere lì e fare, perché guarda il movimento del mio corpo, mentre la testa è che sopra si muove, sotto reggono ma non creano. Quindi se io per esempio faccio diretto qua, non noti una sensazione diversa, come se qua faccio, ecco, tu immagina che qua sei così e sotto sei il più duro, più scattoso, meno fluido. Quindi perché? Perché hai non una percezione della gamba diversa, più debole rispetto a questo. Quindi devo fare, prendo, per esempio, la differenza è che tu costruisci da sopra, io costruisco da sotto. Quindi in teoria io studio prima i movimenti con le gambe, devo fare triangolo, ok? O assorbo, diretto, guarda, gancio, montante, vedi che la spalla mi va già lì. Tu devi fare il movimento, tu, tipo, quando io porto la spalla qua, vedi l'anca fa questo. E sono perfettamente in linea. Quindi vuol dire che quando sono qua, il movimento io lo faccio con la, come se andasse a fare questo, ma lo porto qua. Viceversa, tu lo devi fare qua, però vedi che come se fai questo e non prosegue. Ok? Quindi non fanno. Ti siedi, allora lo studi prima, prendi il macete. Prendiamo, parti da seduto. Gambe allungate, perché così riesci a sentire di più. Che poi fondamentalmente, se tu fai figura 8, senti l'appoggio dei glutei, ok? Senti come cambia. Ti appoggi con le mani dietro e fai figura 8 con la gamba destra, dove questo mi fa da perno, figura 8,
senti che non la riesci neanche a visualizzare, se la devi fare coi piedi, capito? E devi sentire il movimento fino alla spalla. In questo caso lo facciamo al contrario. Poi muovi la spalla, dalla spalla fino al piede. Praticamente dalla spalla devi muovere il piede. Senti. E senti i glutei. Ok. Quando hai preso la sensazione, prendi l'arma e riproduci il movimento dalla spalla. E lo devi sentire fino ai piedi. Se hai osservato prima la tua gamba era completamente ferma. Senti che adesso senti il movimento che prosegue nella gamba. Ok. Sì, lo sto facendo solo con l'anca, non con la gamba. Con la gamba. Senti il movimento al contrario, fino a dove arriva la spalla, e osservi la spalla sinistra come si muove. E poi dovrai muovere con l'arma la spalla sinistra, oppure ti puoi concentrare su questa parte qui. Come muove quello che può muovere la spalla, quello è il passo un po' più avanti. Senti com'è meccanico. E quando ti muovi si nota che le gambe sono sopra è fluido. Tu immagina questo, io lo sopra mi vedi fluido, e si nota le gambe sono un palo, non è. Sono collegate e ho in teoria non ho più sensazione sotto che sopra, però tu noti che ce l'ho sopra nelle braccia. Ok? Quindi si riproduci. Quando hai preso la sensazione, il braccio sinistro. Adesso lo senti diverso rispetto a quando lo avrai iniziato a fare. Adesso ti metti in piedi, anche gambe parallele, e riproduci questo movimento dalla spalla fino ai piedi, tirando verso l'alto. Ok, il movimento adesso ci siamo, come perché si nota questo, però possiamo ancora migliorare andandolo a fare questa maniera qua. Il movimento, anche se io faccio questo, vedi che sembra che la gamba è ferma, ma se tu tocchi la mia gamba, senti, fa. Quindi è più piccolo come movimento, così è più ampio. Così è che se tu noti ho lo stesso, metti noti, ok. Senti. Sì, solo più ridotto il. Sì, è più centrale. È come se faccio un gancio, non faccio questo. Però senti che nella mia gamba
si crea un movimento circolare rispetto a un movimento lineare, a salire, a torcere. E questo che si deve vedere, cioè è tutto, non è tipo questo, metti, senti che non è, ma è il movimento lineare, ma dentro la mia gamba sta facendo questo, ok? E questo lo sviluppi andando a lavorare, cioè braccia e gambe. Io mi appoggio su questo, quindi cosa faccio? Creo la torsione per salire e vado su, tu crei la torsione qua a scendere e deve proseguire. Ok? Riprova cercando di farlo meno, cioè di crearla più interna con il mondo, come se i muscoli si ruotano. E senti che hai lo stesso gioco di bacino, cioè il gluteo spinge o tira. Ok, rivai di nuovo giù. Rivai di nuovo seduto. Senti che hai un'altra percezione della totalità del corpo. Senti di più anche le gambe. Adesso rifai con l'arma la figura lunga delle gambe, rifai con il braccio destro la figura 8. Ascolta i glutei, c'è un gluteo che si alza, che comprime, e uno che, come camminare, no? Uno che si solleva, che leva il peso e lo trasferisce sull'altro. Se non erro, tu riesci a sentire maggiormente il gluteo che leva il peso, perché è come nel piede che si fa, giusto? Ok. Quindi, ascoltando quello, vai a lavorare sul gluteo che stacca, che leva il peso e lo trasferisce. Quindi ascolti quel movimento lì. Senti che siamo qui. E si è anche ristretto. Ok, adesso lo fai con la gamba, quindi posi il, e anche lì ascolterai il gioco. Senti, non usare l'anca, solo tutta la, come fare questo? Ascolti le parti che staccano dal terreno. Ok, adesso riproduci questo, sentendo la spalla fino alle gambe e ascoltando i glutei che staccano, la parte del gluteo che stacca dal terreno. Ti alzi in piedi e ti concentri sempre su, fai questo movimento con le gambe parallele e senti anche lì che il gluteo da una parte si solleva e dall'altra scende, giusto? E ti concentri su quello.